Se mi seguite, sapete bene quanto e quale sia il mio interesse per tutto quello che viene in qualche modo ispirato alle opere di Lovecraft. Quindi, Decadent non poteva che finire sotto il mio radar e devo dire che mi avete aiutato anche in parecchi, perché il video è segnalato da tanti di voi che sanno questa mia passione. Si parla di uno shooter in prima persona con chiara influenza, insomma, proveniente da quei lidi e sono molto curioso. Lo vediamo. Il lancio non è ancora stato confermato per nessun tipo di data. È un TBA grosso come una casa, però spero che mi lasci qualche sensazione degna di nota. Quindi vediamolo e poi, come al solito, ne parliamo. Ain't Kadath anymore. This is something else. Awake already, eh? I wasn't sure you'd make it, mate. Patched up as best I could, but a fever set in, and well, I've had worse. But who are you? Why would you help me? Oh, just a humble merchant seizing an opportunity. Yeah, you look like someone who could use my wares. These are dangerous parts, after all. Huh. Well, let me see. Ah, you have a good eye. Top of the line. We'll blow ahead clean off. You! Here! Now! No! What have I done? This is not happening. What is this place? Keep it together, Lorne. Find a way out. Finally! Lorne, Carter, this is not the time. I'm rather busy. Do not believe what you see. Bullcrap! You won't get her this time! Let you! Let her go! Don't be afraid. You're safe now. I saved you. What the? Allora, scusate, mi si era bloccato tutto. Dicevo, allora, non so da dove cominciare, nel senso che concettualmente sembra una figata, ma questa non è mai grafica di gioco, quindi è semplicemente un trailer che vuole darci le vibe, darci le sensazioni, trasmetterci l'essenza di quello che andiamo a giocare, ma è difficile inquadrarlo sulla base di un video così. Perché concettualmente mi piace molto il principio del non credere ai propri occhi, essere in qualche modo indotti a credere che con forze oscure è fighissimo, però avrei voluto vedere di più, nel senso, al di là di proporzioni fisiche abbastanza curiose in qualche momento, che poi è strano perché l'ambientazione è super tendente a realistico, ma i corpi non lo sono affatto, con queste forme non proprio armoniche, non so se sia voluto o se sia non voluto, il che sarebbe decisamente peggio, ma a livello di atmosfera mi piace molto, ma non è grafica di gioco. Non è grafica di gioco e quindi faccio veramente fatica a inquadrarlo. Però tutto ciò che è ispirato a Lovecraft, io non posso che amarlo, ovvio. Ma da lì a esaltarmi per un filmato così, ce ne passa. Nel senso, progetto sicuramente intrigante, che merita di essere approfondito, che merita di essere seguito, che merita di essere in qualche modo tenuto d'occhio. Però non riesco a farmi trascinare da un entusiasmo feroce perché in questo momento ci sono tante cose che, cioè, per dirvi ragazzi, questo mostro qui sembra uscito da un horror anni 90, anche a livello di movimento, il che mi fa.
mi fa un po' riflettere. Però, però ripeto, ci sono tante cose che sono fighissime e tante cose che non lo sono affatto. Queste transizioni dimensionali sono bellissime e credo che se realizzate in un certo modo potrebbero davvero essere far da sfondo a sequenze di gioco fighissime. Però ci vuole la ciccia, ci vuole la ciccia. Comunque questo Decadent è previsto nel 2025, inoltrato e non precisato, quindi ovviamente ne parleremo quando sarà. Avremo tempo e modo di approfondirlo, di vederlo meglio, quello che vi pare. Però adesso manteniamo l'entusiasmo e l'hype su un livello basso, poi eventualmente lo alzeremo un pochino, perché in questa fase credo che ci sia ancora tanto da vedere, tanto da poter eventualmente giudicare. Quindi noi per adesso ci salutiamo qua. Grazie per avermelo segnalato, che comunque, come ben sapete, mi piace tenere d'occhio un po' tutta la scena, sia AAA, sia gli indie, sia le cose che stanno un po' in mezzo. Però ecco, ne dovremo per forza riparlare più avanti, quando magari ci mostrano qualcosa. Io rimango speranzoso, più che fiducioso, no, speranzoso, speranzoso quello sì.